La seduta è aperta. Invito il deputato segretario a dare lettura del processo verbale della seduta precedente. Processo verbale della seduta del 21 ottobre 2016, Presidenza Sereni Baldelli. La seduta comincia alle 9.30 con l'approvazione del processo verbale della seduta del 19 ottobre 2016. La Presidente dà conto delle missioni e passa allo svolgimento di interpellanze urgenti, alle quali rispondono il Sottosegretario Rossi ed il Vice Ministro Morando. Intervengono i deputati Cozzolino, Duranti Pili, Figel, Nizzoli, Villarosa e Baldelli. Svolge un intervento di fine seduta il deputato Baldelli. La seduta termina alle 11.55 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 24 ottobre 2016 con inizio alle ore 12. Se non vi sono obiezioni, il processo verbale si intende approvato. Comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento, i deputati Angelina Alfano, Gioacchino Alfano, Amendola, Amici, Ascani, Baldelli, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Franco Bordo, Michele Bordo, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Caparini, Casero, Castiglione, Antimo Cesareo, Ciauchì, Cirielli, Costa, D'Alia, D'Ambrosio, De Micheli, Del Basso De Caro, Dell'Ai, Fautilli, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Garofalo, Garofani, Gelli, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozzi, Grillo, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Merlo, Meta, Migliore, Orlando, Pisicchio, Porta, Sarampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Paolo, Nicolò, Romano, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sani, Scalfarotto, Scotto, Soria, Altabacci, Valeria Valente, Velo, Vignali, Zampa e Zanetti sono in missione a decorrere dalla seduta odierna. I deputati in missione sono complessivamente 88, come risulta dall'elenco allegato, depositato presso la Presidenza, che sarà pubblicato nell'allegato A resoconto della seduta odierna. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge numero 1658A, disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi per la discussione generale è pubblicato nell'allegato A del resoconto stenografico della seduta del 21 ottobre 2016. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Il Presidente del Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle ne ha chiesto l'ampliamento. La Commissione Affari Costituzionali si intende autorizzata a riferire oralmente. Ha facoltà di intervenire la relatrice Barbara Pollastrini. Prego. Grazie. Presidente, sottosegretario, colleghe e colleghi, forse per noi questa settimana non sarà diversa da molte altre.